quello che si vede, che io faccio vedere sui social o che le persone conoscono di me, è una minuscola parte di tutto quello che sono e che ho dentro. Quindi, ecco, dire effettivamente cosa sono in tre parole è difficilissimo, perché sono me e sono il contrario di me in ogni momento. Quindi, ecco, io da una parte mi presento come Nicholas l'Hobbit, per così dire, tra virgolette, dall'altra parte sono qualcosa di completamente diverso. Allora, ci siamo trasferiti in questa casa da un paio di mesi, non di più. Prima abitavamo in una casetta, sempre qui nel centro storico del paese, ma molto più piccola. I bimbi crescono, quindi era diventato difficile vivere. E ci stiamo sistemando la bella e meglio. Insomma, ho moltissime cose nerd che dalla casa vecchia abbiamo portato qui. Questo, per esempio, è un quadro che ho realizzato durante il primo lockdown, durante la pandemia, che rappresenta un nano. Balin, figlio di Fundin, signore di Moria. Ci ho fatto anche la cornice. Insomma, mi piace molto avere oggetti artistici in casa che si rispecchiano un pochettino le mie passioni. Non soltanto quadri miei, ma anche di autori più o meno importanti. Questo qui tipo Emanuele Manfredi, che è proprio un illustratore tolkieniano. O anche altre cose, tipo... Questo qui è un calendario del 1975, il primo calendario a tema Signore degli Anelli che abbiano mai realizzato, questo originale del 75, dei fratelli Hildebrand, che è ricercatissimo. Questa è la pagina centrale aperta a metà. E poi ho altri disegni che mi hanno regalato le persone che mi seguono e mi piacciono tantissimo, io proprio sono appassionato. E anch'io, insomma, come ho detto prima, cerco di dipingere, di divertirmi sia con le miniature, sia dipingendo miniature, scolpendole e così, ma anche facendo dei piccoli quadretti che un domani andranno all'interno delle case Hobbit. Questo, per esempio, è un quadro molto semplice, con un gallo, una gallina e i pulcini, però sullo sfondo ci sono delle case Hobbit e qui ci scriverò: in questa casa si mangia bene, perché è un po' anche la cosa bella degli Hobbit, che a cui piace mangiare tanto e bene. Buongiorno Isoletta. Ed eccoci in pasticceria. Pronto? Ali? Sì? Ho dimenticato il mio mazzetto di chiavi lì a casa. Per caso lo vedi tu da qualche parte? Un attimo. Io sono, sì, padre, sono pasticcere, sono marito, però sono anche tanto figlio. Devo dire la verità, io lavoro nella pasticceria di famiglia, nella pasticceria che ha fondato mio padre più di 40 anni fa. Mio padre è stato emigrato in Svizzera per tanti anni, poi è tornato qui in Italia, nel paesino, e ha aperto la sua pasticceria. Per tanti anni io ero il figlio del pasticcere. Ecco, qui nei piccoli paesini ti si riconosce grazie alla famiglia o al lavoro di tuo padre o di tua madre. Ecco, io ero Nicholas, il figlio del pasticcere. E lo sono sempre stato e lo sono tuttora. Ripeto, sono ancora molto figlio perché mio padre è ancora il mio capo, nonostante abbia quasi 75 anni, è ancora proprio il boss della pasticceria. Ed è giusto che sia così ed è bellissimo che sia così. E io sono contento di essere subordinato a lui. Può sembrare strano, a un certo punto uno alla mia età, tipo io ho quasi 40 anni, dovrebbe un attimo fare il balzo e dire no, ok, adesso sono io l'adulto e voglio prendere io in mano le redini della situazione, che non sia magari solo della pasticceria, anche all'interno della famiglia. E invece io nella mia famiglia, che è molto grande tra sorelle, fratelli, cugini, zii, eccetera, eccetera, sono ancora il più piccolo, sono il più piccolo della famiglia, ovviamente prima dei figli, dei pronipoti e così via, e mi piace esserlo. Questo fatto di essere ancora piccolino in qualche modo mi coccola, mi protegge, anche se poi effettivamente praticamente ho tutte le responsabilità di un adulto,
però mi piace ancora sentirmi figlio di mio padre e il fatto di essere pasticcere non lo sarò mai come mio padre. Ecco, è anche un orgoglio per me dire che mio padre è il pasticcere del paesino riconosciuto come tale. La sfoglia l'hai fatta. Sì. Sfoglia ci sta, correnti ci stanno, pasta frolla ci sta tutto. E allora cucini un bel. A posto. Sì, capo. Allora, io sono proprio il dipendente modello, vero pa? Proprio modello. No, lui è e rimane sempre il capo pasticcere. Anche perché quello che sa fare lui, io non credo che ci arriverò mai a farlo. No, questa goccia che c'hai ci arrivi. È tu che non. No, Non è che non voglio, che non vuoi. è che sto a pensare a tante di quelle cose che non posso fare tutto. Ed è lui che quando facciamo gli eventi alla contea cucina per migliaia di persone, quindi sia dolci sia proprio i mega pranzi che facciamo con tantissime portate. E io niente, io quando sono qua dentro obbedisco e basta. Quando invece sono alla contea obbedisce lui. No, no, lui pensa a organizzare sotto la convea e a me mi tocca fare il mazzo qua dentro a preparare da mangiare per 3-4 mila persone. Vabbè, ma è giusto, è Guarda, bello. proprio. Vabbè, a te piace, no? A me piace organizzare gli eventi e a te piace far mangiare. O no? Sì. Quando Ma che io ho pure 74 anni, non è che ho la mente. Sì, ho la che mente. Dio ti benedica, quando sei Sì, bello. si pazzia. Sì, no, il padre, noi, lo staff, tutti quanti, li stiamo dietro, lo facciamo, è un lavoraccio, però lo facciamo ancora volentieri perché non è solo un mega lavoro, è un modo di stare insieme e ci divertiamo pure. Capito? Cucinando per centinaia e centinaia di persone, capito? Allora siamo tutti un po' euforici, ci vestiamo pure noi da Hobbit. Allora sono le persone, una cosa che mi piace di più che quando arrivano queste persone, diciamo, dall'Alta Italia, capito? Che non sanno come parliamo noi. Un ragazzo mi ha detto: signora, ma lei come parla? Perché fra di noi parliamo abruzzese, ma quello proprio abruzzese. Buono, insomma, signor, ma lei che lingua parla? Cioè, mi è venuto l'elfico, ah, ha fatto, allora è giusto perché non avevano capito niente di quel che diceva. Io ho preso la mia strada, che è quella di costruire la contea, di fare tutt'altro. Faccio anche il pasticcere, certo, ma non posso definirmi pasticcere con la P maiuscola come potrebbe esserlo mio padre. Quindi io sono sì padre, sì marito, ma anche figlio, e questo essere contemporaneamente tutte le varie figure della famiglia è bello perché è completo. Io mi sento completo così. Perché quando devo fare il papà, faccio il papà serio, divertente, eccetera, eccetera. Quando devo fare il figlio, faccio il figlio. E insomma, mi trovo bene in ogni situazione familiare in cui sto. No, io una volta qua non ci volevo proprio venire. Ti ricordi, pa? No, Abbia della moglie. mica è via dalla moglie. E quella ce la paga sicura, la mesata sicura, allora. Mica si può ridurre tutto a quello, dai, su. La passione da pasticceria non l'ha mai avuto tu, eh. Però sono bravo a fare quello che faccio Sì, pure no, qua. no, quando, sì, quando vuoi fare una cosa lo fai bene. Perché la pasticceria era il tuo sogno. E io, insomma, sono il figlio di quel sogno. E poi ne ho fatto uno mio, che è la contea. O no? E Vincent arriva da te, eh? Vincent, C'ha tutta, quello. tutte altre. No, dico, Vuole giocare a Magic e basta. come noi due. Vincent c'è tutta un'altra mentalità. Vabbè, ma è giusto così, ognuno deve andare per la propria strada. Se poi le strade si incontrano come abbiamo fatto noi,
Quindi con la contea, ma pure con il far da mangiare, il fare dolci, secondo me quello è bingo. E ha trovato sta ragazza, sta bella ragazza. Allora, un giorno ha detto così, avevamo già messo i cartelli fuori, vendisi attività. È arrivato un giorno, tolto tutto, no, voglio fare il pasticcere. Ma come, ti sei appena laureato, ma ti vuoi fare il pasticcere? Non sei mai venuto qua dentro, ma vuoi fare il pasticcere? No. Era il modo più veloce di fare qualche soldino, perché doveva mettere su casa. E niente, Nicola è sempre stato così, come lo vedete adesso, 40 anni a sta parte, sempre così. Lui, il suo regno era la sua cameretta. Lui non usciva mai, anche perché abitavamo in campagna, non aveva possibilità di venire al paese. E il suo regno era la cameretta, faceva di tutto di più, dalle miniature, ai disegni, alle cose. E lui stava bene così. È l'unico che puliva la camera quando si alzava la mattina, al di fuori delle sorelle. Puliva la camera dove si metteva a fare tutti i suoi giochi, diciamo. No, è sempre stato così. Ha sempre avuto molta fantasia in tutte le cose, anche fare cose dei pupazzetti, anche dei mini video che faceva vedere la gente, insomma, tutte cose così. E con l'età non è migliorato, è peggiorato, perché dopo è peggiorato nel senso buono, queste cose qua, no? Sebbene io faccia una vita normalissima, umilissima, perché comunque faccio l'operaio nella pasticceria di famiglia. Ecco, ho sogni ben più grandi e sono sicuro che prima o poi li realizzerò tutti, se il tempo mi basterà. Ecco, l'unica incognita è il tempo. Quindi sono una persona normale che sogna in grande e non si fa bastare il sogno, il sognare, ma vuole realizzare tutto qui. Tieni il cappello? Pimpa pipimpa, pimpa, pimpa pipimpa, pimpa. Andiamo, vai bibi. Anche in condizioni normali, quindi quando sono vestito normalmente, sto facendo cose normali, un pizzico di fantasy lo devo sempre mettere, quindi ho un cappello, un qualcosa. Non lo faccio per stupire gli altri, lo faccio per me, per sentirmi proprio a mio agio. Anche se magari per gli altri è completamente fuori di testa sta cosa. Mi piace tantissimo. Mi sento oggi vorrei con te, Dorothy, fare una mega partitona a Roblox. Non ti va? Sì, prego. Poi a Magic. Pare parti il computer a casa? E non ce l'ho quel computer, non riesco a portare il computer qua. Beh, buona... Ah, sì. C'è un po' di pasta in questo formaggio. C'è un po' di formaggio in questa pasta. Io quando mi trovo... nelle situazioni o familiari o tra amici o anche in altre situazioni sociali, se ci sono dei bambini preferisco interagire con loro piuttosto che con le persone della mia età. E anch'io mi ritrovo molto meglio con i più piccoli che non con i più grandi. A volte mancano proprio gli argomenti di discussione. E con i miei figli c'è un rapporto, diciamo, ambivalente, cioè sono sia padre, se è vero, come dicevo, e a volte però non riesco ad esserlo del tutto perché praticamente io e mio figlio, che adesso ha 13 anni, abbiamo gli stessi interessi. Quindi è strano, perché io quando ero piccino non avevo gli stessi interessi di mio padre, non potevo avere questa cosa qui. E quindi adesso trovarmi in questa situazione, non ho una figura a cui ispirarmi, perché mio padre non era così come lo sono io adesso con mio figlio, e quindi a volte fatico ad essere anche più severo. Infatti in famiglia spesso e volentieri è Alice, mia moglie, che detta le regole. Io sono più dalla parte dei bimbi che ci divertiamo come matti. Per me il mio papà è fantastico, è simpaticissimo e è bravissimo a fare la contea. So che dovrebbe trovare più tempo, capisco, e adoro i suoi eventi. Mi piace stare con lui e... condivido tante cose in comune con lui. Ci piacciono le stesse cose, diciamo. Lì ho un poster che è di un anime che piace sia a me che a papà. Poi ci piace giocare a un videogioco molto bello, vabbè, che si chiama Roblox. Poi ci piacciono molte cose. Anche la contea, tipo. È un odore altissimo. Ma la chiave la trovi tra
dove ti dice cerca, proprio la trovi in mezzo così. Guarda, sono qua, guarda. Sto mangiando la torta. Guarda. Sì, ti vedo. La vedi? Guarda come sei nato. Guarda qua, sembra che la sto mangiando, guarda. Sono morto, ma mangiato. No. Una volta ero un campione. È da un po' che non ci giochiamo. Papà, ora che chiudi gli pizza. Occhi. Mi voglio nascondere. Ti nascondi, ma chiudo gli occhi. Metti che devo azzerare perché mi si sta buggando. Però sì, poi quando c'è da essere un po' più serio, un pochettino più posati, insomma, so fare la mia parte. Però ecco, con mio figlio Vincent giochiamo a Magic, il gioco di carte, a Dungeons and Dragons, io e il mio gruppo, lui il suo, a volte ci, insomma, giochiamo insieme. Con mia figlia Dorothy, che invece lei ha 10 anni, abbiamo la passione per l'arte, per costruire le cose, per i manga giapponesi. E quindi è bellissimo poter condividere queste cose con i figli, però fa anche strano, fa anche molto molto strano. Allora, io gioco a Magic da più di 20 anni. E per tanti anni ho giocato con i miei amici, poi vabbè, gli altri hanno smesso di giocare e ho cominciato a insegnare a Vincent a giocare a Magic da quando era piccolo piccolo. E dopo un po' è diventato proprio il suo gioco preferito e adesso è lui il campione. Lui è molto molto bravo e fa davvero i tornei con quelli più grandi di lui e vince sempre. E chi è più bravo tra noi due? Adesso siete. Però hai avuto un buon maestro, credo, no? No? Insomma, che Magic purtroppo è un gioco davvero dispendioso. E Vincent non bada a spese quando giochiamo. Cioè, non bada alle spese mie. Tue. Mie, sì. Tue. Cosa vorresti dire? Loro mi vedono, sì, come papone, tutto, insomma, di un certo calibro e così via, però sanno che si possono rilassare parecchio con me quando si tratta anche magari di giocare ai videogiochi. C'è una piattaforma di giochi per bambini, si chiama Roblox, proprio un gioco per bambini, che ci gioco tantissimo insieme a loro, e quindi stiamo noi tre a giocare, mentre magari mia moglie sta lì a sgridarci che stiamo troppo tempo davanti agli schermi, e fa un po' sorridere questa cosa, però insomma, è il mio essere, non potrei essere diversamente. È tantissime cose diverse, cioè non... oggi sono 150 Nicola, se domani sono altre 250, non si può identificare, secondo me, Nicolas, è troppo, cioè è una cosa... Non saprei rispondere a questa domanda. Io direi solo magia, perché io quando lui mi chiede cosa che ami di me, questa magia che non c'è da nessun'altra parte, in nessun'altra persona. Un po'... No, non un po'. Molto, molto, molto fuori dal comune. Una persona che si distingue tra le altre. Cioè, non è che, ne so, vai in giro per il centro commerciale e dici, oh... Quella persona è uguale a quell'altra persona che ho visto prima. È una persona che si distingue, che si fa riconoscere, ecco, ma in senso positivo. Quando si conosce papà, secondo me, non se lo dimentica più, perché è una persona veramente molto... si esprime molto, fa tante cose e fa rimanere impressa in chi lo ascolta, in chi lo vede, la sua immagine e il suo pensiero. Beh, ma io da quando lo conosco, Nicolas, ho visto subito la scintilla che aveva dentro, però lui non ci credeva ancora. E piano piano gliel'ho fatto capire anche a lui, quella scintilla che lui non vedeva, ma secondo me anche lui la sentiva. Io l'ho vista subito e dopo è uscito fuori Nicolas che vedono tutti. Ma secondo me c'era sempre stato. Prepararmi per la live su Twitch, che sono in ritardo, sono sempre in ritardo quando devo fare le dirette, perché ovviamente ci sono gli streamer normali che si preparano mesi, settimane, giorni prima, io no, 5 minuti prima, sono sempre in ritardo. Togliamo questo. Ok, allora la live del lunedì si chiama I racconti del focolare, cioè, tra parentesi, l'unica live su Twitch il cui scopo è farvi addormentare. E siccome molti mi hanno detto che ho la voce rilassante, sfrutto questa cosa per far addormentare le persone. Cioè, nel senso, racconto le leggo le storie, in genere autori fantasy e così via, e per far addormentare le persone. Ma infatti è bellissimo vedere che a un certo punto le persone che seguono rimangono, ma nessuno scrive più niente,
e spesso mi dicono sì, mi hai fatto addormentare. Ok, mi sono dovuto togliere i vestiti civili, per così dire, per mettermi la camicia che uso sempre, però in questo caso sembra quasi un camicione da notte. Anzi, una volta lo facevo anche con la papalina, cioè quel cappello che si usa per dormire, che si usava una volta per dormire, proprio per dare ancora più sonnolenza alle persone. Allora, devo scegliere qualche libro da proporre alle persone da leggere, perché poi faccio scegliere agli altri. Qui ho solo Tolkien, questi sono soltanto libri di Tolkien o che parlano di Tolkien. C'è anche il mio libro, attenzione, perché forse non lo sapete, ma io ho scritto un libro con la Mondadori, sempre riguardanti i mondi di Tolkien e così via. Poi magari ve lo faccio vedere. Anzi, ve lo faccio vedere subito, faccio pure la marchetta. In viaggio per la Terra di Mezzo, scritto da Nicholas Gentile. Attenzione, ho avuto questa fortuna di essere stato contattato dalla Mondadori e ed essere scelto per scrivere un libro. Allora, vediamo un pochettino. Non lo so. Ciao. Ok. La genesi della Contea Gentile ha più strade che conducono, poi che convergono poi verso l'idea e l'attuazione della Contea. La prima, in assoluto, è il mio amore smisurato per i mondi fantasy, che nasce, lo ricordo esattamente, era il 14 febbraio del 2000, l'anno 2000, intorno alle 15, e lo ricordo perfettamente, una memoria di ferro su queste cose, mi arrivò la prima connessione a internet. Arrivando alla mia prima connessione a internet, subito iniziai ad andare sui siti, all'epoca nel 2000 eravamo ancora agli inizi, Google non c'era ancora, c'era Yahoo, pensate, e andai sui vari siti, insomma. E vide a un certo punto un banner pubblicitario che dice, c'era la faccia di un orco, e diceva Il Signore degli Anelli, coming soon. Vidi che questo film, che non conoscevo assolutamente, sarebbe uscito di lì a un anno. E vidi sta faccia di mostro e mi informai un pochettino sui primi siti, mi sa che non ci fosse neanche Wikipedia allora, e lessi un pochettino, insomma, di cosa parlasse questo Signore degli Anelli, no? E mi intrigò tantissimo. Io prima di allora non avevo mai letto un libro di mia spontanea volontà, figurarsi. Leggevo fumetti giapponesi, ma di libri, manco a parlarne. Adesso però mi metto a letto, non so se al prossimo appello risponderò. Va bene, adesso non ti preoccupare. Comunque, è vero, cioè, posso leggere tutti i libri che volete, ma quando leggo Il Signore degli Anelli è tutta un'altra cosa. Cioè, si presta proprio bene da leggere a qualcuno. Cioè, secondo me è perfetto. E sebbene quando scrisse Il Signore degli Anelli ormai i suoi figli erano già abbastanza grandi, secondo me Tolkien in qualche modo un po' forse sicuramente glieli leggeva, o se non a loro magari ai nipotini. Continuo, io vado, se vi addormentate ragazzi, buonanotte. Avevo un anno prima che uscisse il film del Signore degli Anelli. Allora dissi, cavolo, voglio leggere il libro, ci provo. Lo trovai, lo lessi e fu un colpo di fulmine. Non immaginavo che delle pagine scritte mi potessero dare delle emozioni così forti, anche di terrore. Quando lessi alcune pagine che si stava scoprendo che questo anello del Signore degli Anelli era pericolosissimo, così colà, non ne sapevo nulla perché appunto i film mai visti ancora non uscivano. Disse, cavolo, questa è una storia pazzesca. La lessi nel giro di 2 settimane, nell'estate del 2000, e mi innamorai. E di lì l'amore per il fantasy crebbe a dismisura, che poi mi diede anche amore per la letteratura in generale, perché da lì poi cominciai a leggere la qualunque, perché avevo sempre più fame di libri, libri e libri. E questo è il primo, diciamo, il primo seme che mi è venuto, quando che ho detto, cavolo, io voglio vivere in un posto del genere, un posto che somiglia alla Terra di Mezzo. Io mi ricordo Nicolas e mi ricordo il Signore degli Anelli attaccati, una cosa unica, quindi questo sogno c'era già dentro di lui. Poi, parlandone, abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare un bed and breakfast, qualcosa prima di tutto per noi e dopo per gli altri. Facendo poi gli eventi abbiamo capito che era chiaro che questo nostro sogno poteva essere un sogno di tantissime persone, anche se non era facile, perché comunque il sogno è grandissimo, i soldi comunque sono pochi, però un giorno una persona ci ha detto non importa i soldi, voi continuate ad andare avanti, poi vedrai che la Contea arriva lo stesso. E in effetti alla fine, anche senza tantissimi soldi, la Contea sta arrivando lo stesso.
negli anni, appunto, questo mio amore è cresciuto veramente a dismisura, però sono sempre stata una persona molto pigra, molto, ecco, sognatrice, poco concreta. Questo mio amore per il fantastico si è tradotto anche nei giochi di ruolo, quindi creavo mondi fantastici per far giocare i miei amici in questi mondi e così via. Ma era ancora un far finta, cioè io vedevo i film, leggevo i libri, giocavo di ruolo, faccio finta di trovarmi con la mente in quei luoghi lì. Il far finta dopo un po' stanca. A una certa età uno vuole qualcosa di più concreto, del sognare ad occhi aperti e basta. Non basta più sognare. Poi a un certo punto successe una cosa un pochettino pesante. Avevo già i miei due bambini, insomma, la mia vita era già completa. Avevo il mio lavoro in pasticceria, stavo con mia moglie e i miei figli a casa, così. Mi diagnosticarono la leucemia. Pimpa, vieni. Avevo 30 anni, era il 2014, sì, a 30 anni, e lì mi spaventai tantissimo. Lì c'è fu un periodo, un attimo, alcune settimane, in cui avevo dato per scontato che non sarei vissuto a lungo per vedere i miei figli crescere, per realizzare i miei sogni, per fare qualsiasi altra cosa. E fu un momento un pochettino depresso per me, perché il primo pensiero è stato per i miei bambini, che non mi avrebbero mai conosciuto, effettivamente, perché Dorothy aveva un anno, Vincent ne aveva quattro, e, insomma, non avrebbero conosciuto il loro padre. E anche, insomma, la cura che intrapresi, che fu una cura sperimentale, tra l'altro, decisi di fare una sorta, tipo da cavia per dei nuovi medicinali proprio contro la leucemia, all'inizio è stata un pochettino dura, anche faticosa, anche dolorosa, e quindi stavo sempre male. A un certo punto però mi sono stufato, ho detto: cavolo, io non voglio che si ricordino di me in quest'ultimo periodo come una persona che sta lì a letto e piange disperata perché a me, perché è successo a me e così via. E allora lì, tac, mi è scattato qualcosa nel cervello e ho detto, c'è una sorta di rivalsa, una sorta di fuoco interiore che ha cominciato ad ardere, e ho pensato: basta, che io vivo un giorno, un mese, un anno o 100 anni, voglio che le persone si ricordino di me, i miei cari si ricordino di me per i mega sorrisi che facevo e che facevo fare, e io stesso voglio divertirmi quanto più possibile e realizzare tutto quello che voglio, anche se ho 5 minuti di tempo per farlo. Questa cosa qui mi ha dato la spinta grandissima per svegliarmi, per non procrastinare più niente, dire: cavolo, io voglio realizzare i miei sogni. E la contea era un mio sogno da tantissimo tempo. Quando passai qui davanti un giorno e vidi questa meravigliosa quercia gigantesca, secolare, mi immaginai sotto quella quercia a fare il discorso famosissimo dei libri, in cui il protagonista, appunto, sta nella sua contea, e vedendo questa terra me ne innamorai. Andai al comune, chiesi di chi fosse questo pezzo di terra, e mi dissero: no, Nicolas, lascia stare, perché il proprietario abita in Australia e sono anni che non torna. Dopo una settimana tornò, fortuitamente tornò. Gli chiesi se era intenzionato a vendere, mi disse no, assolutamente. Vabbè, gli feci vedere il progetto di una casa con le porte rotonde, insomma, quelle tipiche, e anche lui si innamorò del progetto, al che acconsentì alla vendita di questo terreno, che è grandissimo in realtà. Però mi chiese una cifra astronomica, non voleva scendere con il prezzo, e io decisi ugualmente di acquistarlo, anche se le mie disponibilità economiche non erano
chissà quanto importanti. Feci debiti ovunque, chiesi prestiti alle banche che mi diedero insomma il minimo indispensabile, mi spogliai di tutto e comprai questo terreno. Purtroppo però cosa successe? Che a pochi giorni dalla sua ripartenza per l'Australia di questo signore, il notaio disse: ok Nicolas, facciamo tutto quanto, benissimo, sono altri diverse migliaia di euro di spese notarili e di tasse. Non sapevo nulla di queste tasse da pagare, assolutamente no, io ingenuo, insomma, pensavo fosse finita lì, mi ero svenato per comprare questa terra, e quindi mi ritrovai di punto in bianco che non potevo effettivamente acquistarla perché mi mancavano quelle migliaia di euro da pagare in tasse. Feci l'impossibile. Praticamente avevo una bellissima collezione di giochi, giocattoli, videogiochi degli anni Ottanta, di cui andavo fiero, e che alla fine dovetti vendere tutto, anzi dovetti svendere tutto per poter raggiungere quella cifra e insomma finir di pagare questo terreno. Praticamente mi spogliai di ogni cosa per avere un pezzo di terra dove non c'era ancora niente, c'era soltanto il mio sogno. Facciamo il brindisi! Ho capito! Vai! Oh, cin cin! Facciamo cin cin, via! Insieme cin cin! Sei già ubriachi! Sì, sì, più o meno! Buon appetito! Buon appetito, buon appetito Gandalf! Grazie. Allora Gandalf, dove ti hanno portato i tuoi ultimi viaggi? Stai mangiando, scusami, hai ragione. Dopo pranzo ne parliamo. Ma quindi perché lo chiami sempre Gandalf? Ma perché lui è il Gandalf della contea. Tutta quanta la contea gentile. Non è che ci siamo inventati proprio tutto, tutto, tutto. Una volta Bucchianico faceva parte, ma nel Medioevo, di una vera contea. Si chiamava la contea di Bucchianico e Manoppello. Proprio c'era davvero una contea dove adesso stiamo facendo la contea. E lui, guarda, cioè... E Pino, ma è anche Gandalf. Lui è lo stregone amico della contea, no? Quindi poi Pino è amico di famiglia da tutta una vita. Da quanti anni conosci i miei genitori, tu? Da quanti anni? Dal 70. Dal 70? Da quando si è sposata zia Rosetta con... Quindi lui è amico della contea da 50 anni. Anzi, di noi hobbit gentili. Di più, eh sì. Addirittura, sapevi Dorothy che c'era un saggio a Bucchianico, si chiamava Aldemaro da Capua, che fece diventare conte della contea un giovane, un ragazzo, e sembra molto la storia di Gandalf con Aragorn, fece in modo che questo ragazzo, che si chiamava Tresilio, diventasse conte della contea di Bucchianico. Gandalf, nel Signore degli Anelli, fa la stessa cosa con Aragorn, fa in modo che lui torni il legittimo re di Gondor, no? Uh-huh. E questo Aldemaro poi divenne santo, e divenne Sant'Aldemario, che era poi che adesso è il patrono di Bucchianico. Non è né San Camillo né Santo Urbano, è Sant'Aldemaro, il patrono di Bucchianico. Il mio obiettivo finale in tutto ciò non è altro che vivere una vita tranquilla, semplice, per certi versi anche monotona, con le persone che amo. Cioè, la vita è breve. Mi ritrovo adesso a 40 anni che mi sembra siano passati 2 minuti da quando ne avevo 15. Quanto tempo mi rimane prima della fine? E voglio vivere ogni singolo istante della mia vita nel modo più bello che io riesca a immaginare. E lo immagino con determinate persone, che sono in primis la mia famiglia, i miei amici. E poi la mia socialità, il mio voler conoscere persone, vuole che questa vita semplice veda nel corso degli anni anche il conoscere migliaia di volti nuovi, abbracciare persone che altrimenti non avrei conosciuto. Non voglio diventare chissà chi o diventare ricco o altro, per me basta la vita che ho. E già sto vivendo il mio sogno, il mio obiettivo, io l'ho già raggiunto. L'ho già raggiunto, ma voglio che si protragga all'infinito fino a quando rimarrò su questa terra. Cioè una vita tranquilla, semplice, divertente, che sposi tutte le cause del bene che ci sono e che oggi, insomma, nel nostro mondo sono sempre più difficili da trovare.
è talmente banale forse come vita, come obiettivo, come scopo, ma altrimenti quale potrebbe essere uno scopo più alto di questo? Cosa si potrebbe volere di più dalla vita se non quello di poter guardare quanto più tempo possibile il proprio amore, i propri figli, la propria famiglia, i propri amici, con tutta la gioia e la spensieratezza di questo mondo, senza paure, senza preoccupazioni. Ecco, la Contea è un po' questo. Allora, se avete ben sentito la mia voce dopo 2 giorni di bagordi, non è ai livelli epici di sempre. Perciò voglio che al posto mio siate voi a far baldoria, ok? Quindi prima voglio sentire, da questa parte, fatemi sentire quanto siete carichi! Uno degli eventi che adesso facciamo da un paio di anni a questa parte si chiama proprio Bentornati a casa. Il primo l'abbiamo creato nel marzo del 2022, quando chiusero ogni restrizione, e il Bentornati a casa era proprio un modo di dire alle persone che in quegli ultimi 2 anni avevano seguito un po' tutta la vicenda della Contea che era cresciuta e che tutti volevano venire a questa Contea per vedere, per toccare con mano cosa stessi facendo. Era un modo per dire che la Contea è di tutti. Cioè, chiunque può venire nella Contea Gentile. La cosa che a me mi fa stranissimo quando facciamo gli eventi, che proprio mi riempie di orgoglio e mi fa vedere quella cosa che io avevo visto all'inizio, cioè la gente che piange quando li incontra, come un ringraziamento, una cosa, cioè la gente gli porta regali, proprio si emoziona tantissimo e questa cosa a me mi piace tantissimo, infatti non vedo l'ora che ci sono gli eventi, per vedere la gente che si ricarica con Nicolas, è bellissimo. La Contea non è un posto, è più... No, è un posto, però non è quel solito posto che tu ci vai, bello, vedi i mercatini, vedi le cose carine. È proprio ti dà un'aura. Quando entri nella Contea, quando vivi l'esperienza della Contea, la senti. Cioè, cambia proprio il tuo umore. Cioè, è difficile da spiegare perché non può essere solo una cosa. Però cambia le persone in maniera positiva, cambia nel facendo stare più sereni, più felici, anche più in armonia quando sei dentro la Contea. Almeno questa è la mia esperienza e ciò che ho visto dagli altri. Anche chi viene non si rende conto di cosa sta succedendo, se ne rende conto quando torna a casa che sente di aver ricevuto qualcosa di magico. Ciao Nicolas, ciao Pino, ben rivisti. Buonasera. Come state, tutto bene? Bene, tutto bene, tu come stai? Tutto bene, caro, ero qui di passaggio e siccome mio papà è appassionato della saga e della Contea, allora ho detto, gliela faccio vedere, lo porto qui e vado a trovare Nicolas. Hai fatto più che bene. Diciamo che la nostra passione che ci accomuna ci ha portato a farci conoscere un po' anche fuori da questa Italia di mezzo. Bellissimo. Che ci conoscono un po' tutti e quindi fantastico. Fa molto piacere. Erano anni che volevo venire ma i lavori nella Contea mi hanno sempre impedito e magari questa è l'occasione buona per venire al Puledro Impennato. Con molto piacere ti aspetto. Fantastico, allora incamminiamoci. Come no, andiamo subito? Andiamo. Andiamo. Vai. Io seguo Nicolas da molto tempo, da quando ha manifestato questa passione con tutti noi per questa bellezza che è la Contea. Io ho una locanda, la locanda del Puledro Impennato, in Abruzzo, quindi sono compaesano di Nicolas, all'Aquila, a un centinaio di chilometri da qui più o meno. E quindi la locanda del Puledro Impennato, la Contea Gentile, chiaramente siamo appassionati di questa nota saga
che tutti voi sicuramente avete intuito qual è. Come Nicolas, anche io purtroppo ho dovuto affrontare un momento difficile della mia vita, che è stata la malattia che mi ha portato a dover poi, una volta ripreso, per fortuna, a prendere delle decisioni importanti, a decidere cosa fare della mia vita e a come godermi la vita appieno dopo quello che era successo. E quindi io e Nicolas siamo due rette parallele che si incontrano all'infinito, e in questo caso l'infinito però è l'Italia di mezzo, l'Abruzzo, la nostra terra di mezzo. Nicolas, io ti devo dire, sei stato veramente formidabile con quest'opera che hai realizzato, perché per tutti noi appassionati adesso abbiamo finalmente un punto d'incontro nel centro dell'Italia, che comunque è una delle nazioni più belle del mondo, e dove adesso possiamo condividere insieme a te questa passione. Ascolta Luis, secondo me l'Abruzzo è la terra di mezzo, e non è un caso che io qui a Bucchianico, tu all'Aquila, senza conoscerci, abbiamo fatto quasi contemporaneamente due cose che hanno a che fare con il fantastico. Cioè hanno a che fare con una regione che è già fantastica di suo, e a parte scenograficamente, a parte naturalisticamente, anche di cuore. E quindi secondo me non è un caso che entrambi abbiamo fatto qualcosa del genere. Io con la Contea, tu con il puledro impennato. E secondo me ha un significato tutto questo. E anche, secondo me, anche il mood con cui l'abbiamo fatto. Cioè, so che anche tu, esatto, so che anche tu come me hai avuto un momento nella vita in cui sei stato messo di fronte, diciamo, a una scelta molto importante, se vivere o meno la vita come la desideravi. E pare che tu abbia fatto ciò che ho fatto anch'io. È vero. Senza, diciamo, conoscerci prima di prendere queste decisioni, di fare queste cose, abbiamo percorso una strada simile che ci sta portando, grazie alla nostra passione, allo stesso risultato, allo stesso punto, che fondamentalmente è quello di goderci la vita appieno, facendo ciò che ci piace, rispettando gli altri, la natura e tutto ciò che c'è di bello. Beh, quindi potrebbero nascere grandi collaborazioni e davvero rendere questa regione la terra di mezzo. Assolutamente sì. Sarebbe proprio il mio sogno. È una promessa. Il nostro sogno. Grandissimo. La contea che tanto cercavo, che tanto desideravo, l'avevo sempre avuta sotto i piedi. Avevo sempre avuto dove ero nato e cresciuto, in luoghi naturali, campagne coltivate, aria pulita, persone gioviali. E allora dissi no, cioè, ho abbandonato tutto per qualcosa che non fa per me. Al che tornai indietro, figlio al prodigo, nella pasticceria di mio padre, che avevo sempre detto no, io mai lavorerò con te, io sono destinato a grandi cose, dicevo, e avevo tutta un'altra mentalità rispetto ad adesso. E lì, figlio al prodigo, appunto, tornai a casa, chiesi a mio padre se potessi lavorare con lui. Mio padre mi accolse, ovviamente, da bravo papà qual è, e da lì cominciò la mia vita, che era semplicemente io pasticcere con la mia Alice e i nostri due bambini, che erano poi nati poco dopo. E già lì io vivevo nella contea, cioè ero tornato, avevo fatto già il passo più grande, è stato proprio quello, cioè il tornare indietro rendendomi conto di che bellezza avevo già davanti a me e dentro di me, perché io ero già un mezz'uomo, ero già un hobbit dentro, anche se non lo sapevo, perché già vivevo in un contesto simile, avevo una mentalità di questo genere, una mentalità di certo non fatta per le grandi città, per le essere chissà quale persona o personaggio. E poi ci fu questa storia della leucemia che davvero mi svegliò, mi mise anche un pochettino di pepe, perché appunto dicevo non so quanto tempo ho a disposizione, sfruttiamolo al meglio. Nicolas, buonasera! Grandissimo, ciao! Benvenuti Luis. Con tutta la grazie, compagnia! Grazie mille! Ecco, e il la grigio mia pellegrino dov'è? È caduto nell'ombra, ah. Era un po' stanco, è andato a dormire. Grande, grandissimo. Ciao, bellissimo, prego, fantastico. Mi è piace. Qualcosa di pazzesco, mamma mia. Wow. Guardate lì, mi ricorda qualcosa quel muro, mi ricorda un po' la Anche a me. Fantastico, a me. Bellissimo. Possiamo accomodarci? Accomodatevi, siete a casa. Grazie, vostra. Grazie. Andiamoci qua. Ah. Allora, questa sera vi porto birra di malto e carne stagionata con l'osso e patate. Patate, grande, grande, si mangerà la grande stasera. Vi serviamo subito. Oh, oh grandissimo. Oh, no! Vai, uno anche a te, vai. E no, il brindisi si fa tutti insieme. Vai. Cin cin, uno per tutti, tutti per uno, vai.
Vai, mangiamo. Tac. Io me la sto vivendo questa costruzione di Con te in maniera del tutto non disinteressata, però tranquilla, divertente. Perché se nel momento esatto in cui non mi diverto più a fare una cosa del genere, non sarebbe neanche il caso di continuare a farla. Ci sono stati dei momenti in cui ho avuto un po' più paura, ho avuto un po' più di dubbi, però si sono dissipati abbastanza velocemente. Quindi sto portando avanti questo progetto quasi in tranquillità, ma dentro di me c'è la volontà, ma granitica, di finire questa contea, nonostante i tantissimi problemi che ci sono nel costruire fisicamente una realtà così importante, e soprattutto adesso che centinaia di migliaia di persone seguono questo progetto, ho anche una sorta di pressione, che poi è una pressione che mi metto da solo, sicuramente gli altri che conoscono il progetto non lo fanno, però è una pressione nel non deludere le aspettative di chi crede in questo sogno e ci ha messo anche le proprie speranze che si realizzi. È che lui non credeva di poter dare tutta questa magia, però io lo sentivo che lui c'aveva dentro qualcosa di magico. Ancora adesso a volte ha dei momenti in cui non crede così tanto che lui può essere quello che gli altri dicono che è, ma lui è tantissima magia. Nel primo evento che fece la contea venne un ragazzo che era un po' ubriachello, però disse una frase bellissima, era commosso, tutti ci commovemmo quella famosa sera di questo compleanno finto che creammo nella contea. Disse, lui era romagnolo, e disse proprio così: Nicolas, un po' ubriachello, la contea non è un posto, la contea è una speranza. La contea è una speranza, e la speranza di cosa? Di poter proseguire all'infinito la bellezza della vita. E la bellezza della vita è semplice, non ha bisogno di troppe cose. Sono follemente contento, non felice, contento, è una cosa che ho detto sempre. Non ho grandissimi picchi di felicità, però sono una persona che si può definire contenta di quello che sta facendo, perché sto vivendo la vita come la voglio io. Quindi, se mi devo descrivere in due parole, io sono il protagonista della mia storia. Ecco cosa sono.